Buonasera da Roberto Russo e benvenuti al primo appuntamento con la rubrica Dietro il Sipario. Primo di questi appuntamenti durante i quali ci occuperemo delle curiosità, delle anticipazioni e delle piccole indiscrezioni riguardo gli eventi culturali e dello spettacolo che sono in prossima o recente programmazione qui a Cerignola. Quest'oggi accanto a me, in attesa di interpretare il celebre Avaro di Molière, abbiamo Mario Carotenuto. Mario Carotenuto, com'è nella vita? Avaro o normale? Guarda, è meno male che gli avari sono finiti, tre non fa, tre grandi avari, no, ci sarebbe ancora qualche avaro da fare nel teatro, ma io credo che mi fermerò qui perché a forza di fare gli avari ho una paura di diventare avaro, io no, proprio no, è molto diverso da questo, io non so che cos'è il denaro, non so contarlo, non so calcolarlo, non so niente, io ho sempre vissuto così. Forse malamente, ma malamente nel senso che ho sperperato, speso, non ho calcolato mai niente, non ho una lira alla mia età, continuo a vivere tranquillamente oggi, domani, dopo, basta. Non ho problemi di questo tipo. Lo spessore che lei è sempre riuscito a dare ai suoi personaggi cinematografici si può considerare frutto della sua già consolidata e provata professionalità teatrale? Ma non lo so, io sono figlio d'arte, mio padre era un attore, purtroppo la mia gioventù l'ho persa così, l'ho passata facendo 11 anni di guerra, 3 anni di prigionia, 3 anni di collegio, quindi praticamente io sono nato nel 45, quando è finito tutto il disastro. E da allora ho ripreso a fare l'attore, perché da bambino, da ragazzino facevo l'attore, sono nato in mezzo agli attori, con gli attori. E la professione dell'attore è molto faticosa, bisogna farla seriamente, se no è inutile fare questo mestiere. O lo si ama e lo si fa seriamente o è meglio non farlo. Molti giovani si rivolgono a me, vorrei fare l'attore, che mi consigli? Io rispondo sempre una cosa che mi disse una volta un grande maestro, Ettore Petrolini. Mi disse: guarda, vuoi fare l'attore, fallo, però ricordati che per fare il teatro, anche per ischerzo, bisogna studiarlo sul serio. E per finire, Nucci la Dogana, il nostro regista compaesano visto da Mario Carotenuto. È un uomo di grande cultura teatrale, molto preparato, è uno di quei giovani che io seguo volentieri, il quale mi ha dato molto. Io ho cercato di dare a lui qualche cosa. Ci siamo fatti degli scambi cortesi sul piano del lavoro, ecco, questo è tutto.